Oggi vado a preparare spaghetti, gapperi, olive nere. Allora, ho sciacquato i gapperi, adesso li vado a versare nell'olio, dopo averlo fatto riscaldare un pochino. Poi ci vado a mettere delle olive nere, un po' di origano, e li vado a fare friggere un poco. Poi ci ho messo l'aglio e niente, girate del tutto e fate soffriggere, di fare prendere un po' il sapore. Come potete vedere, ci sto mettendo l'aglio e niente, dopo che si è fatto un pochino e preso un po' di sapore, vado comunque aggiungere la passata di pomodoro. Io ho messo invece la pelati, perché per far cuocere più presto, visto che era un pochettino tardi per i miei tempi, però potete mettere la bottiglia. È ideale per la bottiglia di passata, pomodoro. Qui l'ho versata il pomodoro, ho girato del tutto e ho fatto cuocere fino alla cottura del pomodoro che si è insaporito nel composto. Poi ho messo la pentola per gli spaghetti e niente, fino l'ho lasciato acceso il pomodoro fino alla cottura degli spaghetti. Ecco il piatto completo di olive e gapperi con spaghetti. Allora, ricapitolando, spaghetti con sugo di gapperi e olive nere. Adesso mangio. Buon appetito a tutti! Vi la saluto con una bella spolverata di formaggio e buon appetito! Ciao ciao!